Ve lo avevo anticipato e promesso che avremmo fatto la video ricetta della pasta con le fave super cremosa e siamo qui più pronti che mai. Partiamo dalle fave che abbiamo già sgusciato e tolta la doppia pelle, ora vi farò vedere. Una cipolla rossa dolce, del peperone dolce in polvere, della pancetta, olio extravergine di oliva ed ovviamente sale. Come anticipato, se volete far venire questa pasta bella, cremosa e ottima, dovete prendervi la pazienza di togliere la pelle alle fave. Come si fa? È semplicissimo. Innanzitutto apriamo il baccello e togliamo le fave. Poi potete usare sia le mani che un coltello per togliere la pellicola esterna. Andiamo a vedere come si fa. Basterà incidere con l'unghia o con il coltello sull'escrescenza all'apice e poi si toglie facilmente tutta la pelle intorno. Guardate di nuovo. Incidiamo con l'unghia e togliamo la pelle intorno. Facile. Io mi trovo meglio con le mani, ovviamente pulite. Voi se preferite con il coltello provateci, ma vi consiglio che se vi abituate così sarà velocissimo fare questo lavoretto. In questo modo si abbasserà il tempo di cottura e saranno morbidissime. Adesso tagliamo un paio di fette da mezzo centimetro di pancetta tesa e andremo a tagliare a listarelle, così. Questa che sto usando io è piccante, così poi non aggiungerò altro peperoncino poiché non la mangio da solo e può bastare il grado di piccantezza che già c'è nel salume. È il turno della cipolla rossa dolce di Tropea, alla quale toccherà lo stesso destino della pancetta. Sminuzziamola. Anche questa è una pasta abbastanza veloce da fare e assolutamente molto semplice. Basta usare gli ingredienti giusti e sarà una squisitezza, poi mi direte. Benissimo, a fianco abbiamo già preparato la pentola nella quale andremo ad aggiungere un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva rigorosamente di alta qualità, nella quale andremo ad aggiungere sia la cipolla che la pancetta appena tagliate. Direi che possiamo spostarci ai fornelli, accendiamo il gas a fiamma media e iniziamo a far rosolare sia la cipolla che la pancetta. Attenzione a non far bruciare la cipolla, mi raccomando. Vi assicuro che a casa mia ha mangiato questa pasta anche chi di fave non ne ha mai voluto sentire neanche parlare. Si è leccato anche i baffi. Comunque, quando una ricetta inizia con questo soffritto di cipolla e pancetta, non ci si può aspettare che è qualcosa di buono. Siete tutti d'accordo, vero? Benissimo, è soffritta al punto giusto. Possiamo aggiungere adesso giusto un cucchiaino di polvere di peperone dolce che trovate sempre nel nostro sito sfizzidicalabria.com insieme ai salumi calabresi e tante specialità. È importante adesso aggiungere subito dopo la polvere giusto un mezzo bicchiere d'acqua, altrimenti rischierete di bruciarla, farla attaccare e poi il gusto diventerebbe cattivo. Aggiungiamo le fave che nel frattempo abbiamo lavato in abbondante acqua fredda. Diamo una mescolatina, così, e andiamo ad aggiustare di sale quanto basta. Ecco qua. Ancora poi facciamo un'altra girata. Il fatto che abbiamo tolto la pellicina alle fave le rende molto più dolci, poi diventeranno più cremose e abbassiamo anche il tempo di cottura. Ovviamente se dovete farle fritte o dovete mangiarle crude non c'è assolutamente bisogno di togliere la buccia. Mettiamo un bicchiere d'acqua, giriamo e possiamo coprire col coperchio. A questo punto a fuoco medio-basso cuoceranno per circa mezz'ora 40 minuti. Ogni tanto alziamo il coperchio, diamo una girata e aggiungiamo eventualmente mezzo bicchierino d'acqua per farle rimanere sempre così, umide. Guardate, man mano si spappoleranno e diventeranno sempre più cremose. Adesso io velocizzerò i passaggi per esigenze del video. Comunque, quando vi accorgete che sono quasi tutte distrutte, ben spappolate, aggiungete l'acqua, perché poi ad ebollizione andremo a calare la pasta che cuocerà all'interno della pentola. Guardate, avete visto? Sono quasi tutte distrutte. Eccole qui. E già sotto il naso, ragazzi, sento un profumino eccezionale. Sta quasi per bollire, possiamo aggiungere la pasta. Io ho scelto i ditali, voi mettete quella che più vi piace. Ho fatto, diciamo, 300 g di pasta e 300 g di fave sgusciate. Questo per tre persone che mangiano discretamente.
Adesso non dobbiamo far altro che aspettare la cottura della pasta. Guardate quanto sta diventando cremosa. Guardate qui, e che colore, verde acceso, non scuro, bellissima. Se vi piace più piccante, nel soffriggere la pancetta e la cipolla potete aggiungere anche uno o mezzo peperoncino secco. Guardate che delizia, ragazzi, guardate che bella. Ho assaggiato già la pasta, è cotta al punto giusto, ci siamo, possiamo spegnere finalmente. Avete visto quanto è facile? E la prima scodellina spetta proprio a me. Se volete potete metterci il formaggio, il pecorino ci sta benissimo, oppure potete fare parmigiano e pecorino insieme, questo va a vostro gusto, un filo d'olio a crudo sopra. Io la mangio così, appena uscita dalla pentola, così mi piace, non aggiungo niente. Dovevo farla raffreddare ancora un po', ma davvero non resisto, ho una fame da lupi, ragazzi. Guardate, soffio perché ho l'impressione di ustionarmi la lingua e poi non posso fare più video. Come farete voi senza di me e io senza di voi? Delizia, ragazzi, è uno spettacolo, mi dovete credere. La deve fare anche chi non mangia le fave. Sono sicuro che poi non la lascerà più questa videoricetta. E adesso siamo proprio nel periodo giusto, nella stagione giusta, per cui approfittatene e testate questa videoricetta. Fatemi sapere come la fate voi. Un abbraccio a tutti da Gianluca e sfizzidicalabria.com.